Buonasera da Antonio Palopoli. Si è appena concluso l'anticipo della 26esima giornata del campionato di Serie B. Il Cosenza è stato battuto in casa dalla Sampdoria per 2-1, quindi i 110 anni del Cosenza purtroppo saranno ricordati, diciamo, nonostante la grande presenza di pubblico, oltre 15.000 spettatori allo stadio San Vito Marulla, grandissime coreografie, grandissimi festeggiamenti per quanto riguarda questa data del Cosenza Calcio. Purtroppo resta il tabù contro la Sampdoria. Fino adesso al San Vito è imbattuta. Questa è la terza vittoria nella storia dei confronti proprio giocati in Calabria per la squadra blu cerchiata, solo due pareggi per il Cosenza. Purtroppo si conferma la regola del non c'è due senza tre per quanto riguarda il signor Di Marco di Ciampino, che aveva diretto due gare in questa stagione del Cosenza contro il Modena e contro il Como, finite entrambe con la vittoria esterna di Modena e Como, e stasera stesso risultato purtroppo al suo cospetto, una direzione di gara che sicuramente non è stata eccellente, ma non si può sicuramente imputare a lui questa brutta sconfitta del Cosenza, un Cosenza davvero confusionario, un Cosenza che ha dimostrato i suoi limiti, soprattutto nel suo allenatore, che ancora una volta, secondo il mio modesto parere, non riesce a leggere queste partite nel momento in cui deve svoltare, deve cambiare la partita. Abbiamo visto un secondo tempo molto, molto apatico, quando una squadra che è sotto di due gol deve in tutti i modi cercare di riaprirla. A dire la verità, ci è riuscito al quindicesimo, quando mancavano 15 minuti alla fine più recupero, però poi non è riuscito a costruire, a parte un tiro dalla distanza respinto dal portiere della Sampdoria, a creare quelle occasioni per poter pervenire al pareggio. Saranno tantissimi gli argomenti su cui discutere. Io vedo già collegato da Lecco Pietro Diodati, che ovviamente ha seguito questa partita stasera. Il suo cuore era interamente per il Cosenza, ma purtroppo questo non è bastato a far sì che il Cosenza allungasse a 6 la striscia di risultati utili consecutivi. Una brutta sconfitta, Pietro. Dammi la tua chiave di lettura, perché stiamo aspettando di poterci collegare, linee permettendo, ovviamente, con Roberto Barbarossa, che si trova proprio allo Stadio San Vito, che ci darà ovviamente quanto è successo in questa partita e soprattutto quello che poi diranno i due allenatori. Buonasera Pietro, dacci il tuo punto d'osservazione su questa sconfitta del Cosenza in casa contro la Sampdoria. Buonasera Antonio, buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo. Allora, è una brutta sconfitta, Antonio, e devo dire che mi hai preceduto perché giorni fa, appena ho letto che sarebbe stato il signor Di Marco di Ciampino ad arbitrare il Cosenza, ho pensato alla stessa cosa che hai detto poco fa. Non c'è due senza tre. E ho toccato ferro. Però purtroppo non c'è stato, come dire, il karma decisivo. Allora, sì, l'arbitro poi dopo, detto tra noi, come hai sottolineato, non ha influito più di tanto. Magari poteva ammonire un po' prima Stankovic per la perdita di tempo. È stato un Cosenza confusionario, privo di idee, però c'è da dire pure un'altra cosa, che la Sampdoria ha sfruttato quel vuoto a centrocampo, c'è stato Una voragine, Buffon, Pietro, c'era una voragine nel primo tempo a sì, centrocampo. ha perso pallone, mi sembra, Zuccon, e poi dopo Darboux ha sfruttato, ha percorso quasi una metà del campo del Cosenza per poi dopo segnare quel gol. È stata una mazzata, è stata una doccia fredda, Antonio. Purtroppo, ecco, intorno al Cosenza c'era questo clima di festa e quel gol di Darboa, e poi dopo, subito dopo 3 minuti c'è stato quello di De Luca, ha cambiato proprio i piani della
della squadra, perché fino al gol di Darbò aveva giocato bene il Cosenza. C'era stato quel possesso palla sterile, secondo me, della Sampdoria. Il Cosenza aveva avuto le sue due buone occasioni. Il gol di Darbò, come dire, il gol di Darbò mette in evidenza un grande problema del Cosenza, cioè che questa squadra, quando subisce un gol, va in crisi e perde, diciamo, la cognizione della partita. E se stiamo attenti, magari non subiamo il secondo. Stasera, dopo 3 minuti, abbiamo avuto l'ennesima amnesia. La Sampdoria, che a centrocampo ha fatto quello che ha voluto, si presentava con 5 giocatori al limite dell'area, e addirittura De Luca, che si è permesso il lusso di infilarsi tra 2 giocatori e andare davanti al portiere. Ecco, sono i limiti sicuramente di questa squadra. Ecco, arriveranno tempi migliori, ancora poca maturità in campo, peccato, cioè. Perché per l'ennesima volta, alla 26esima giornata, il Cosenza fallisce l'esame di maturità. Questa squadra, oggi abbiamo visto 2 squadre che meritano, Pietro, nettamente la classifica che hanno. Cioè, sono 2 squadre che si devono salvare, assolutamente, devono tirarsi fuori al più presto possibile. Io lo sto dicendo da tempo, io voglio arrivare a quei 42-43 punti che mi danno la salvezza. Poi forse si arriverà a qualcosa di meglio. Ci sono dei limiti pazzeschi in questa squadra, a cominciare da chi la guida, che non riesce a leggere le partite. Pietro. Sì, no, sono d'accordo, perché puoi confermare. Io ti ho mandato un messaggio, ma Canotto quando lo toglie, nel senso che stava facendo troppi errori, aveva fatto troppi errori, poi dopo Forte non è stato all'altezza. Aveva iniziato bene Tutino aveva iniziato bene, aveva fatto quella serpentina in aria, insomma aveva iniziato bene Tutino. Purtroppo è stata la mazzata, è stato come dire come il pugile che subisce 2 colpi e va KO, e poi dopo non è riuscita a rialzarsi il Cosenza non è riuscito a rialzarsi, e secondo me, ecco, i limiti si notano, i limiti di questa squadra, perché quando deve fare quando deve alzare l'asticella per cercare di ambire ad una posizione diversa, ecco che mostra i limiti e quindi non riesce a superare l'avversario. È capitato anche quei 30 secondi prima del fischio finale con il Pisa, quello poteva essere la svolta, come poteva essere la svolta oggi. Purtroppo sicuramente c'è da segnalare tra le cose positive il terzo gol di Frabotta, il secondo consecutivo dopo quello di Lecco e dopo quello vincente di Bolzano contro il Sud Tirolo. Stanno continuando ad arrivare messaggi. Ovviamente, purtroppo c'è da dire che in questo marasma oggi nel secondo tempo soprattutto si è perso anche Tutino, che invece aveva sì, cominciato bene. Aveva iniziato bene Tutino. Nel secondo tempo non c'è stata la continuità, poi dopo il gioco non si è aperto sulle fasce, per cui il gioco si imbottigliava sempre nel centro ed erano palle per i giocatori della Samp. Ghirardi è stato uno dei migliori della Samp, invece un altro giocatore che secondo me ha confermato di essere un ottimo acquisto è stato Frabotta, che, come ricordavi tu, ha segnato il suo terzo gol da quando è arrivato al mercato di riparazione, per cui ecco, una delle poche note positive è stato appunto Frabotta. Un po' tutti gli altri si sono persi perché, come dicevo prima, Canotto non mi è piaciuto,
forte non mi è piaciuto. E anche un po', ecco, se non fosse stato per quel pallone che poi dopo ha dato il via al gol di Darboux, Zuccone aveva fatto una discreta partita. Peccato per quel pallone che ha perso. Non mi è piaciuto nemmeno Fontanarosa perché il secondo gol ce l'ha sulla sua coscienza. E diciamo che Venturi, l'assenza di Venturi si è sentita in difesa. Oggi, caro Pietro, più che l'assenza di Venturi si è sentita l'assenza di un giocatore come Marras. Cioè, noi abbiamo avuto in panchina gente come Antonucci, come Florenzi, come Marras, cioè con una squadra. Guarda, io l'avevo vista qualche settimana fa a Cittadella, perdeva 1-0 con due tiri in porta, credimi, la Sampdoria molto cinica era riuscita a ribaltare il punteggio. Stasera è stata una Sampdoria cinica, cinica perché ogni volta che si portava in avanti riusciva a creare quelle occasioni che hanno sicuramente messo in difficoltà il Cosenza, però noi non abbiamo velocità, noi non abbiamo velocizzato il gioco, noi non avevamo fantasia, non avevamo inventiva, cioè tu non puoi fare a meno di un giocatore Come come Marras. Marras, come Antonucci, come Florenzi, che sono davvero quei giocatori che possono accendere la luce, che possono Saltano accendere l'uomo la sulla luce. fascia. Chiaramente io sto aspettando ovviamente di potermi collegare anche con lo stadio San Vito Marulla, magari Roberto Barbarossa è già dalla tribuna stampa sceso in sala stampa. Intanto vedo che si è posizionato anche Massimo Mitidieri. Buonasera Massimo. E allora Ciao. salutiamo Massimo e Buonasera, buonasera. ascoltiamo come giudichi tu questa prestazione del Cosenza Massimo. Per me una prova. L'ho detto prima, lo ribadisco a beneficio anche di chi si fosse sintonizzato, una squadra totalmente in confusione dopo una buona prima parte del primo tempo. Poi assolutamente i due gol della Sampdoria hanno spento qualsiasi velleità, a parte l'ultimo quarto d'ora dopo il gol di Frabotta che poteva riaccendere un po' la speranza quantomeno di un pareggio. A te Massimo. Di nuovo buonasera. È un Cosenza in linea con l'andamento di questo campionato, voglio dire, una squadra fragile mentalmente, una squadra che se passa in vantaggio e fa 2-3 gol, bene o male riesce a gestire la partita. Quando invece deve cercare di recuperare quello che è successo oggi, per esempio, in 3 minuti ha subito 2 gol. Il Cosenza va in tilt. Se a questo aggiungiamo anche, e qui non è la prima volta, ma purtroppo in questo caso le scelte tecniche a mio parere sono recidive, capita che tu puoi giocare con 1-2 uomini in meno, come è successo anche oggi, per esempio con Forte e Canotto. Io quello che non capisco, ed è una riflessione che mi verrebbe da fare domandandolo a Caserta, il senso al termine all'inizio della ripresa giocarti uno slot con la sostituzione di 1-2 giocatori, perché oggi la novità che abbiamo visto è che Tutino e Forte praticamente non dialogavano, cioè si Andavano in conflitto. calpestavano i piedi l'un con l'altro, nel senso che in almeno 4 occasioni abbiamo visto che Tutino era incarico per battere rete e poi invece Forte si è messo dentro. Un'altra cosa che è prevalsa è che noi siamo questa sera Tutino dipendente, nelle altre occasioni siamo un Tutino e Micai dipendente. Tra Micai e Tutino e il resto della squadra, a mio parere, c'è almeno 2 step di differenza, cioè non vedo giocatori che possano fare la differenza come la può fare Tutino, che diciamo nella prima parte del campionato colpiva i legni, ora invece c'entra la rete. Per il resto ritengo di aver visto il Cosenza dell'andamento di questo campionato, una squadra che specialmente in difesa fa acqua. Noi abbiamo subito il secondo gol in un modo farlocco, perché praticamente inevitabilmente ti scappa tu
il difensore centrale perde inevitabilmente l'attaccante avversario e il gioco è fatto, la frittata la fai, perché poi sul 2-0 è difficile che Cosenza possa recuperare, questo Cosenza possa recuperare il risultato. La cosa, il valore aggiunto della Sampdoria è che nel secondo tempo ha abbassato i ritmi in un modo spaventoso, si è arretrato, e l'altro discorso è che quando il Cosenza trova una squadra che si chiude con il passare di minuti, si chiude sempre di più, diventa tutto estremamente difficile. Massimo, qui stiamo vedendo i numeri della partita. Io ritengo, l'ho detto prima quando ancora non eri in collegamento, oggi il Cosenza ha fallito l'ennesima prova di maturità. Quelle che abbiamo visto stasera sono sicuramente due squadre che devono puntare sicuramente alla salvezza, poi magari ci smentiranno e arriveranno tranquillamente ai playoff, cosa che noi ci auguriamo soprattutto per il Cosenza, però io credo che anche oggi abbiamo visto delle scelte davvero molto molto opinabili, perché dicevo anche con Pietro, quando tu rinunci a Marras, rinunci a Florenzi, rinunci ad Antonucci, vedi in campo gente come sicuramente come Forte, come Canotto, che sicuramente stasera non erano in forma. Io provo a sentire se credo ci sia Roberto Barbarossa dal San Vito. Roberto? Eccomi qua, Roberto. Allora, raccontaci come avete visto dalla tribuna stampa questa sconfitta del Cosenza. Ma una sconfitta, se vogliamo andare a guardarla, la fine meritata. La Sampdoria non ha fatto granché, non è sembrata una grande squadra, però è riuscita a colpire nel momento nel quale paradossalmente il Cosenza stava alzando i ritmi, si stava rendendo più pericoloso. La Sampdoria ha trovato quell'1-2 davvero micidiale che ha praticamente fatto girare la palla della partita. Nella ripresa poi ci si aspettava una reazione diversa da parte di tutti i miei compagni, cosa che non è avvenuta. Gol di Zambrotta ha riacceso le speranze, ma poi il posting finale è stato soltanto azioni confuse senza tanta logica, adesso con una Sampdoria che era giustamente tutta arroccata a difesa del suo risultato. Roberto? Allora io giustamente poi voi andrete in sala stampa a fare le domande anche a Caserta, molta curiosità ci sarà come mai la scelta di non far giocare dall'inizio Marras. Ecco, noi... questa è una domanda che andremo sicuramente a fare, il fatto che non l'abbiamo visto neanche riscaldarsi ci fa pensare, ma lo chiederemo sicuramente a Fabio Caserta, ci fa pensare che forse Marras abbia avuto qualche problemino fisico non dichiarato, altrimenti razionalmente non riusciamo a capire. Ci può stare la scelta iniziale, preferisci Canotto a Marras, ok, ci può stare, salvo poi dover constatare che Canotto non è mai entrato in partita, ma poi non vedere Marras neanche partecipare al riscaldamento e poter entrare in dubbio di viene, quindi sicuramente lo andremo a chiedere, fermo restando che Antonucci ha fatto bene, ha dato un po' di vivacità, ma non è stato il Cosenza fluido, lucido, organizzato delle ultime gare. Peccato, perché poteva essere davvero una partita per la svolta in caso di vittoria. Non è stato così, punto a capo, pensiamo alla trasferta di Parma. Beh, sicuramente. Allora Roberto, chiaramente se riuscirai dopo aver ascoltato i due allenatori a rimetterti in contatto con noi, magari ci dirai e poi come cosa hanno detto, sperando che arrivino presto, perché sappiamo tutti. Ecco, benissimo Roberto, intanto ti ringrazio ovviamente. L'umore mi dici l'umore della tifoseria quando i giocatori saranno sicuramente andati sotto la curva? Vabbè, comunque il pubblico ha applaudito, perché comunque la squadra si è impegnata, c'è una serata storta, ci può stare. Gli applausi ci sono stati, perché è giusto che sia così. Comunque sono giù, questa è una storia, comunque si impegna, e questo è importante, quindi è un'altra cosa.
Benissimo, grazie a Roberto Barbarossa, magari se riusciamo poi più tardi ad averlo in collegamento per sapere cosa hanno detto i tecnici, altrimenti poi le conferenze stampa verranno messe sui social, anche sulla nostra pagina, ovviamente caricate appena saranno disponibili sui siti delle rispettive società. E allora abbiamo sentito anche il parere di Roberto Barbarossa dallo stadio San Vito Marulla. Continuano ad arrivare anche tanti messaggi, tra poco li leggeremo. E secondo te, Massimo, questa squadra è oggi davvero priva, secondo me, di ogni forma di fantasia in campo? Sì, no, ripeto, cioè, io in relazione anche a quello che ha detto Roberto, sei tu Cosenza che devi dettare i tempi, sei tu quella la squadra che devi cercare di entrare nelle maglie avversarie, perché comunque la Sampdoria, voglio dire, non veniva, specialmente nelle ultime 3-4 prestazioni, non è che veniva da una situazione positiva. Il Cosenza che quantomeno avrebbe dovuto dare una maggiore spinta, c'è stato, diciamo, nel primo quarto d'ora, ma è stata una spinta, diciamo, fino alla tre quarti, perché poi inevitabilmente quello che dovrebbe essere il lancio finale, l'input finale, che sia per Forte, che sia per Tutino, voglio dire, è mancato sostanzialmente. La Sampdoria ha avuto la capacità di sbloccare il risultato e raddoppiare in solo 4 minuti è una brutta mazzata, in 3 minuti è una brutta mazzata. Poi sai, tra un po' di melina, tra il fatto che poi in Serie B, guarda, diventa anche assurdo analizzare il fatto di perdere il tempo. Io ancora non mi capacito com'è possibile che ancora in Serie B si possa perdere tempo. È veramente assurdo. Io non, come per esempio, non ho capito, l'arbitro ha dato solamente 3 minuti di recupero alla fine del primo tempo, quando secondo me ce n'erano almeno 5, ce n'erano solo per il tempo perso in seguito agli infortuni dei giocatori della Sampdoria. Però voglio dire, queste sono cose che teoricamente si dovrebbero vedere in Serie D, ma diciamo anche la Serie C, ma in Serie B, voglio dire, Massimo, c'è questo telespettatore che è squalo duro praticamente, buonasera, da parte di un tifoso sampdoriano, non me ne vogliate, ma molto sollevato, date le ultime uscite della Doria, a parer mio partita meritata dalla Samp, cosa ne pensate? Ecco, credo Massimo ha risposto, ma anche Roberto Barbarossa dallo stadio San Vito ha detto che poi alla fine la vittoria della Sampdoria è meritata, forse più che per i meriti della Sampdoria, lasciatemelo dire, per i demeriti del Cosenza, che giocando davanti a un pubblico in un avvenimento così, secondo me qualcosina in più la doveva mettere in campo. Avvenimenti dove il Cosenza ha sempre fallito storicamente, statisticamente, fortunatamente Però Massimo, a parte la partita col Cagliari, quella con lo stadio pieno, le ultime non le abbiamo steccate. Abbiamo vinto col Sud Tirolo. Sto parlando quando ci gli sono avvenimenti storici, diciamo, no? Il Cosenza è sempre venuto meno. Cioè non ricordo una volta che il tifoso è uscito dallo stadio contento associando l'evento storico, per esempio, con una vittoria. Non è mai successo, quindi ormai ne dobbiamo fare una ragione. Per quanto riguarda il tifoso della Sampdoria, sì, sottolineo il fatto che la Sampdoria paradossalmente gioca meglio fuori casa che in casa. In casa non è che ha un ruolino di marcia chissà come. È una squadra che porta più avanti il blasone che non diciamo la rosa, perché comunque tu citi Sampdoria, ti viene in mente una squadra teoricamente una squadra di alto spessore. Quest'anno la Sampdoria non era partita con l'intenzione di dire la sua nella parte altissima del campionato, e perché si chiama Sampdoria, e quindi già voglio dire, è un qualcosa in più. Ma la Sampdoria, ma guarda, io
Io lo sto ripetendo dalla vigilia di questa partita. L'avevo vista di persona, a parte la gara di andata a Marassi, dove c'entrò la prima vittoria interna, ma qualche settimana dietro l'ho vista a Cittadella, dove riuscì a tirare, capovolgendo lo svantaggio subito. Cittadella addirittura dopo pochi minuti ebbe la possibilità di raddoppiare, non lo fece, e la Sampdoria, in maniera cinica, davvero cinica come lo è stata stasera, con due occasioni davanti alla porta del Cittadella, riuscì a ribaltare e a vincere quella partita. Stasera io nel primo tempo sinceramente ho rivisto quella partita. Ringraziamo noi il tifoso della Sampdoria, che ovviamente, venendo anche sui nostri canali dove sicuramente trattiamo di più il Cosenza, però abbiamo modo comunque, se quello che vediamo, di dire in maniera leale, sportiva, sicuramente come ci compete, come è giusto fare. È chiaro che adesso noi, caro Massimo, ci dovremmo leccare le ferite, rimboccarci per l'ennesima volta le maniche, aspettare i risultati. Ovviamente arrivano anche altri messaggi, ce n'è uno di Roberto Saporito, che saluto. Ovviamente tutto come previsto, tra pressione, festeggiamenti esagerati, divisa da incubo, prestazione incolore, pronostico fantasioso, il Cosenza si è squagliato come contro il Catanzaro, saluti e calma. Vabbè, questa è l'analisi di Roberto Saporito, che ovviamente salutiamo e ringraziamo per la sua analisi. E dicevamo, caro Pietro e Massimo, ci dobbiamo rimboccare le maniche. Adesso ci aspettano tre partite davvero non facili, una in trasferta proprio così contro il Parma, da qui a poche ore, martedì sera alle 20:30 al Tardini, contro la capolista, e poi due impegni interni, sabato prossimo il derby con il Catanzaro, e poi successivamente, anzi domenica, contro il Catanzaro, perdono, perché la gara è stata spostata alle 16:15 di domenica. Il sabato successivo arriva il Cittadella, per cui altre tre gare davvero molto molto importanti sul cammino. Io dico sempre questo, e credetemi, ogni partita, caro Pietro, tu ne sei testimone, anche sabato scorso a Lecco, quando prendiamo punti, io dico, il traguardo della salvezza per fortuna si sta avvicinando. Pietro. Sì, sì, sono convinto pure io, perché, come dicevamo prima, il Cosenza sta steccando, sta mancando quanto l'asticella si alza. Era successo contro gli ultimi secondi contro il Pisa, quando pareggiò quella partita negli ultimi secondi con il Pisa in 10, quella poteva essere veramente la svolta e la fallì. Cosa che ha fallito anche oggi. Allora, ha ragione il tifoso della Sampdoria a dire che non ha rubato nulla. È stata cinica, come abbiamo ripetuto più volte, la Sampdoria, per cui noi ci siamo squagliati come ha detto Roberto Saporito. Che clima, non so se a Cosenza il clima è più mite, non lo so, però ci siamo squagliati letteralmente come la neve si scioglie al sole dopo il primo gol di Darbò. Io forse c'era troppa pressione, forse c'era troppe aspettative, non lo so. C'era un clima particolare. Caro Francesco D'Astoli, e poi ti potrà rispondere direttamente anche Massimo Mitidier, perché questo messaggio sicuramente è indirizzato a lui, cioè, se sbagliavamo tutti gli avvenimenti importanti eravamo in C già 3 anni fa, non esageriamo, però Massimo si riferiva ai festeggiamenti quando ci sono stati centenari, a quella roba lì, perché come ho ribadito, col Sudtirol 20.000, col Vicenza 23.000, col Cagliari, vabbè, abbiamo perso, però poi la prima in casa, play-out col Brescia, l'abbiamo vinta, voglio dire, con lo stadio pieno abbiamo ottenuto grandi risultati. È chiaro che Massimo si riferiva sicuramente quando ci sono queste ricorrenze, centenari. Intanto vedo che è tornato dallo stadio e sono molto molto curioso di sentire il suo parere. Con un drone.
Gaetano con un drone si è spostato, cioè muoversi in 5.000 persone con via Alemagna Grecia chiuso, un drone, hai affittato un elicottero, che hai fatto? Abito ad Andreotto, per cui per me è macchina in una posizione di partenza subito e rientro subito a casa. Però stasera è l'unica serata che io non dovevo partecipare, caro Antonio, Massimo e ciao Pietro, da ecco. Perché tecnicamente, cioè tatticamente, io è una partita che non so definire, caro Massimo. Non la so definire perché non sono riuscito a comprendere quasi nulla di questa partita. Cioè all'inizio, i primi, come al solito, i primi 3-4 minuti loro non ci fanno toccare palla, ma tutte le squadre, questo se vi ricordate è diventato un motivo iniziale della nostra squadra. Poi dopo ci hanno completamente ingabbiato, non siamo riusciti a fare nulla. Centrocampo assolutamente, penso che l'abbiate detto, perché ho sentito quando uscivo, mi sono subito collegato per ascoltarvi un po' e sentivo Antonio che proprio diceva questo: abbiamo avuto un centrocampo assolutamente inesistente, non riusciamo a, non abbiamo vinto un contrasto, uno, cioè tutti i palloni finivano a loro e sembrava che avevano la palla collegata con una calamita ai loro piedi. Ecco perché dico che per me, diciamo, non da intenditore proprio di calcio, è difficile interpretare questa gara. È stato un Cosenza assolutamente inconsistente, perché non ha avuto l'opportunità di stare nella porta avversaria. Quando noi c'eravamo in due, loro erano sempre cinque o addirittura sei, però subito dopo loro erano catapultati in avanti, dove noi ci trovavamo sicuramente sempre con tre o quattro persone, ma non l'affrontavamo mai. I due gol sono venuti per questo. Noi abbiamo sulla tribuna, io proprio ho sentito quando hanno fatto il primo gol, vai incontro, nessuno andava incontro fino a quando quello ha tirato e ha fatto gol. Pietro, non so tu che cosa, tu mi pare che ne hai parlato prima, perché ripeto, ascoltavo sulla strada di ritorno, ma mi è sembrata una partita così strana, quando bene il primo tempo, senza mordente, senza un minimo di tattica. Io ecco, ho visto un Cosenza completamente diverso da quello di Lecco, completamente diverso. Come si fa? Ma guarda Gaetano, io l'ho detto aprendo questa trasmissione e lo dico da tempo, cioè questa è una squadra che quando subisce un avvenimento sfavorevole, cioè un gol, un calcio di rigore, va in crisi. Noi a Lecco vincevamo 3-0, nel momento in cui abbiamo subito il 3-1, l'autorete di Venturi, mi dovete credere. E lo hanno testimoniato sui social anche quelli che erano in curva. Io ho parlato, c'era Attilio Montone che era in curva con Pietro, noi in tribuna. Noi abbiamo sofferto maledettamente. Cioè, se il Lecco, se non c'è Mikai che fa un paio di parate, prendiamo il 3-2, e noi rischiamo con Lecco. E stasera contro una squadra, il blasone a parte, credetemi, molto modesta tecnicamente, perché al di là di quello che hanno fatto potete vedere anche i numeri qui che non sbagliano, ecco, vedete, il Cosenza ha avuto anche molto più possesso palla, cioè è una squadra che quando subisce un gol svanisce dal campo, cioè non reagisce. Poi in 3 minuti abbiamo preso il 2-0 e lì vale a raddrizzare la partita, ci muoviamo orizzontalmente, però nel campo non riusciamo mai a fare, almeno nel primo tempo è stato così, non siamo riusciti a fare una palla, non abbiamo mai scavalcato l'avversario al centrocampo, e tutti questi palloni ripartono da Mikai, che tra l'altro ha fatto il primo libero oggi, che ho visto che era praticamente sempre veramente al centro del campo. Era sempre al centro canta, a un certo punto io ho avuto anche un attimo di perplessità, perché insomma, voglio dire, un tiro lungo non è facile poi recuperarlo. Però io voglio dire, invece di essere una squadra che con Mikai appunto in quella posizione doveva essere una squadra d'attacco, invece era una squadra assolutamente che non riusciva, lavorava un pochino lateralmente cercando di fare qualcosa, ma in primo tempo neanche siamo riusciti ad entrare lateralmente, perché arrivavamo al centrocampo e tornavamo indietro. Diversamente invece, penso che ne avete già parlato, il secondo tempo dove
avevamo un Florenzi che forse stasera era in stato di grazia, perché si è mosso sempre e ha preso un po' tutti i palloni che gli sono arrivati vicini. Quel ragazzo che a me piace da morire, Giampi, è veramente è stato un momento, ha giocato forse solo lui, però abbiamo giocato troppe poche persone. Io non ho visto Forte, non ho visto anche Pasilic, che insomma ha sempre dato una mano, e stasera non c'era. C'è poi il tanto criticato Calò, che insomma in realtà non è uno di quelli che è ben visto dalla tifoseria o anche e neanche insomma dai giornalisti, quando ho capito. Invece forse stasera è stato quello che ha dato un pochino di verve alla squadra nella seconda fase. Ecco perché dico che per me è difficile, perché sto mettendo insieme, Massimo, io vorrei anche il tuo comporto, sto mettendo insieme io tante di quelle cose, che significa che insomma non è che poi abbia capito troppo di questa partita. Allora, la risposta ce l'hai se Antonio ci fa vedere di nuovo la schermata delle statistiche, ti fa capire dove chi non ha visto la partita hai l'impressione di avere a che fare con una squadra, il Cosenza, che ha tirato 7 volte in porta e che ha avuto un possesso palla di 36 minuti. Allora, parliamo dei tiri in porta. Scusa il colpo di testa di Fabrotta, ditemi voi quale altro tiro in porta da cronaca, diciamo, abbiamo potuto segnalare. La seconda cosa l'hai detta tu, Gaetano, 36 minuti di possesso palla per linee orizzontali. Terza situazione, sono d'accordo con te su Florenzi, ma Florenzi è entrato al 66esimo. Ora mi domando e dico, tu termini il primo tempo per 2-0, entri in campo, non fai sostituzione, cioè tu aspetti il 66esimo, cioè ti aspetti il 20esimo del secondo tempo per fare 1/2 sostituzioni. Cioè, voglio dire, devi smuovere qualcosa, non puoi riproporre il secondo tempo sulla falsariga del primo tempo. La Sampdoria ti ha preso le misure, cioè ha capito che ingabbiando Tutino, che poveraccio è andato a destra, a sinistra, cioè non ha dato punti di riferimento, gli altri tra virgolette, fanno il loro compitino limitato. Calò, sì, lo avrei visto un po' più dinamico, ma io da Calò non mi aspetto un intervento in fase di non possesso. Io Calò me lo devo aspettare che deve dare l'ultimo passaggio, cioè mi deve dare delle diagonali, mi deve dare nella profondità, nella profondità. Calò che si danna l'anima, che si attiva, che si non lo correlo a quello che dovrebbe essere il suo ruolo tra virgolette naturale, al netto dei calci delle palle inattive, ovvero sia le punizioni e i calci d'angolo. E noi abbiamo accorciato le distanze su palla inattiva, perché su palla attiva, Gaetano, io non lo so fino a che punto saremmo riusciti quantomeno a realizzare la famosa rete della bandiera. Quindi questo Cosenza è un Cosenza che si è, ho già visto riproposto già diverse volte. Tu dicevi ho notato delle differenze fra questa partita e la partita di Lecco. Pietro e Antonio ti hanno dato la risposta, è che tu sei passato in vantaggio, hai raddoppiato e triplicato. Mikai ti ha salvato la porta in almeno 2/3 occasioni. Tutino quel giorno toccava, faceva gol, non c'erano problemi. Se lo 0-0 si fosse protratto fino al 60-70esimo, non so come sarebbe andato a finire, Gaetano. Quindi questo ti fa capire che il Cosenza è ormai una dolce incompiuta. Voglio sperare, e veramente sarebbe stucchevole, se Caserta in sala stampa dovesse dire abbiamo perso in seguito a 2 episodi, perché veramente diventerebbe, vuol dire che non la legge la partita, cioè proprio non hai la percezione, Gaetano, hai capito? Se mi permettete, io volevo aggiungere un'altra cosa, ma vogliamo anche darlo forse un po' di merito a Pirlo, che è riuscito a non farci combinare nulla, o pensate che sia soltanto, diciamo, un grande merito nostro? No, io do il merito a Pirlo nel e qui siamo nella lettura della partita. Pirlo è riuscito a creare
una grande sovrapposizione, l'hai detto, dove noi eravamo due, loro erano in tre, e qui c'è anche una condizione di natura atletica. Certo. C'ha dei giocatori che si sanno smarcare nel momento giusto, perché se tu mi fai un cross dalla tre quarti e il difensore mi perde l'attaccante, e non è la prima volta che sta succedendo e l'abbiamo perso, cioè, voglio dire, di che stiamo parlando? Stiamo parlando, ripeto, nel fatto che finisce il primo tempo, ti aspetti nella ripresa qualcosa, voglio dire, avevi, io penso che tu c'eri. Certo. Allora, negli ultimi 10 minuti, quarto d'ora del primo tempo, si era stagnata, la partita era stagnata, cioè la partita ormai era scritta e letta, capisci? E con il passare del tempo la Sampdoria cominciava a abbassare il baricentro. Tu inizi il secondo tempo con lo stesso 11 del primo tempo. E beh, allora, se non ti bastano 5 sostituzioni, vuol dire A, ritieni di aver messo il migliore 11 in campo, B, che se ti giri e guardi la panchina non individui un giocatore che potrebbe fare la differenza, ti potrebbe dare un aiuto in più nei confronti dell'11 iniziale, perché non puoi aspettare il 66esimo per fare la prima sostituzione, non è la prima volta. No. Beh, ma oltretutto Gaetano, che diciamo, lui si reputa non competente di calcio, ma lo è, ve lo posso assicurare. Però, caro Gaetano, le similitudini tra gli sport di squadra poi alla fine ci sono, cioè, certo. E mi riaggancio a quello che diceva Massimo, cioè, se tu adesso col calcio di oggi non sai leggere le partite, cioè nel momento in cui la tua squadra, il tuo opposto, il tuo libero non rende e tu non intervieni e dalla panchina cambi questi giocatori, cioè, io stasera fossi stato al San Vito Marulla, andando in sala stampa avrei chiesto a Caserta: mister, ma Forte quante presenze deve fare? Perché così ce lo togliamo 20, 30, 45, perché quando lui dice Forte, perché Tutino ha bisogno di uno che gli gioca vicino, signori, Forte ha tolto 2 palloni stasera a Tutino che potevano essere 2 azioni pericolose, e Tutino lo avete visto dalle immagini, almeno, ecco. Allora io dico, o qui il calcio è cambiato e noi siamo diventati tutti incompetenti di calcio, oppure addirittura delle battute che mi arrivavano nel finale del primo tempo, alcuni amici miei che erano in tribuna dove eri tu, Gaetano, mi scrivevano: ma è come la Formula 1, cioè Forte ha portato lo sponsor e non si può togliere? Perché adesso io, tutto il bene che si può volere a questo calciatore, ci abbiamo provato, gli abbiamo fatto tirare il rigore perché Tutino non c'era a Bolzano, ma signori, se un attaccante non segna, tu qualche alternativa la devi pur inventare, perché se noi giochiamo ogni partita in 10, già andiamo in difficoltà. Poi bisogna essere coerenti e dire quello che si vede, senza dare la croce addosso, come l'abbiamo data a Calò, come la stiamo dando a Forte. Però, signori, questa è una squadra che, come diceva Massimo, è una bella incompiuta, e sinceramente è un peccato, perché guardando i nomi, guardando il collettivo, poi i nomi lasciano anche il tempo che trovano, però questa è una squadra che almeno 4-5 punticini in più li potrebbe avere tranquillamente, se non ci fossero state degli errori madornali. Tra l'altro, mi pare che tu, Antonio, in anteprima oggi parlavi degli attaccanti, o quantomeno l'allenatore parlava che finalmente aveva un gruppo di giocatori, di attaccanti, tutti in ottima forma e in un buon momento. Però poi, se in realtà Forte non si sostituisce quando è necessario, io ti dico la verità, ho grande stima per questo giocatore, ma più che altro per simpatia, perché ho visto in lui forse quel giocatore, almeno ascoltando Caserta, perché non è che io poi lo vedo nel corso della settimana o nell'allenamento che lui fa, però Caserta dice che è uno importante, uno che tira i 2 giocatori appresso, che libera Tutino, che crea spazi. Però forse hai ragione, non mi pare che questa cosa sia troppo veritiera, e probabilmente sì, se i giocatori, allora, se Crespi, come dicono, perché proprio oggi mi dicevano
che nell'allenamento settimanale, che c'è qualcuno che va a vederlo quasi sempre, c'è questo ragazzo Crespi che è uno di quelli che veramente vorrebbe, come si suol dire, mangiarsi il mondo. Ma, allora, Gaetano, ti sembra possibile una domanda? Perché le partite le guardiamo tutti, Massimo, con Massimo è una vita che seguiamo il Cosenza, anche Pietro. Ma è possibile che un attaccante come Crespi non può giocare dal primo minuto? Cioè, poi se non fa nulla lo sostituisci a fine primo tempo, ma ce lo vuoi far vedere cosa sa fare dal primo minuto una volta titolare nella formazione dopo 26 giornate di campionato? Cioè, Florenzi, che non riconosciamo più e che è sempre comunque un oggetto del desiderio di diverse squadre, voglio dire, stiamo perdendo dei giocatori perché qui c'è un modo. Sicuramente è lui che decide, perché guarda gli allenamenti, ha il polso dello spogliatoio, però signori, poi quando vedi queste prestazioni non è che puoi andare in televisione o andare in sala stampa e dire abbiamo giocato bene. Cioè, noi a Lecco abbiamo vinto 3-1, chi vede abbiamo il risultato giocato. Di Cosenza ha vinto 3-1, ma non è così signori, non è assolutamente così, e lo stiamo dimostrando, perché ogni partita che il Cosenza subisce un gol va in crisi, e lo abbiamo visto anche stasera. Vorrei sentire Pietro, che era Massimo. La capacità, Antonio, l'abbiamo detto sempre, non ha la capacità reattiva, di reazione, non ci mette garra, non c'è stata garra nemmeno oggi, la grinta necessaria per ribaltare il risultato. Se si trova, come abbiamo detto, in vantaggio, riesce poi dopo a portare, quando fa più di due gol, riesce a portare a casa il risultato. Anche domenica, anche sabato scorso abbiamo visto la partita, c'eri presente anche tu, abbiamo sofferto anche sul 3-0, sul 3-1 abbiamo sofferto. No, io quello che ho notato e che sto notando spesso è che non c'è un gioco in verticale, c'è sempre questo gioco orizzontale. Per fortuna in questo ultimo periodo c'è Frabotta che crossa e crossa bene dalla sinistra, altrimenti, ecco, occasioni da gol in aria non se ne creano. Diceva Massimo prima che quante volte si è presentato, quanti tiri in porta pericolosi ci sono stati. Ci sono stati quelli dei primi 20 minuti, prima dei due gol della Sampdoria. Poi dopo è calato, come si suol dire, il cielo è calato e non c'è stato nessuno sprazzo, non c'è stato nessun spiraglio di sole al Marulla, per cui ecco, questo è il discorso, lo diciamo da sempre, che il Cosenza manca nei momenti decisivi, e poi dopo, secondo me, la pressione che c'era oggi ha giocato a sfavore del Cosenza, perché tutta la pressione che c'era, il pubblico, anche se altre volte, quando c'era il pienone al Marulla, ci sono stati dei risultati migliori, però il clima di festa, secondo me il clima di festa è stato quello che ha giocato sfavorevolmente al Cosenza. Il clima di festa. Sono però atleti professionisti. Io, per quanto riguarda la pressione, la penso un po' diversamente, Pietro, da te. Io ho sempre pensato, con le mie squadre, che quasi tutti ci hanno sempre detto evitiamo pressioni alla squadra. Ma se noi evitiamo la pressione alla squadra, quando la facciamo crescere, la squadra deve essere sempre messa nella giusta pressione, perché se la squadra si tiene troppo fuori da quello che succede all'interno dell'ambiente, se si tiene sempre fuori,
non dovete, dovete stare fuori, non dovete attenzionare queste, non dovete vedere i social, non dovete vedere quell'altro. Si arriva sempre ad avere una squadra che nel momento in cui poi si troverà, come è successo stasera, a vivere queste cose, allora si perderà. Io invece sono convinto che un po' di pressione alla squadra va data, però non è che la pressione, che non ci deve essere pressione del pubblico, eccetera, è proprio la società, no? Sono proprio il direttore. Io quello che dico sempre io, è sempre un gruppo di persone che dirige la squadra. La squadra è padrona, la squadra è quella che comanda da sempre, il gruppo è quello che decide quello che bisogna fare, e perché lo fa direttamente poi sul campo. Però chi dà un indirizzo, chi fa capire alcune cose, sono le persone di fuori, fra questo è l'allenatore, fra questo è il direttore sportivo, che sono lì vicino a dettare alcune condizioni. Quando si va su un campo difficile, bisogna dire alla squadra che il campo è difficile e che le cose dure sono queste, queste e queste. Non farla arrivare lì e farli trovare poi a bocca aperta. Quando ci sono 15.000 spettatori, la squadra deve sapere che non deve dare 4, deve dare 10. Ma io, questi, ecco, Antonio Caputo dice: vorrei capire perché si ostina Caserta a far giocare forte. Beh, è una domanda che sicuramente gli farò. Mi riprometto, se martedì sera al Tardini giocherà forte, magari poi gioca e poi segna una doppietta, allora non glielo chiederò perché chiaramente sarò smentito. No, se gioca forte, dovesse giocare forte, speriamo, magari meglio di questa sera, o ripeto, magari segnare a Tardini, e chiaramente la domanda, ma se no la domanda sarebbe lecita: quante presenze dovrà fare forte? Però io voglio capire anche questa cosa, perché qui si entra nel paradosso, no? Nel senso che lo stadio San Vito Marulla è vuoto, okay, e si dice il pubblico ci deve stare vicino, i tifosi, sì. Il San Vito si riempie e creiamo pressione, cioè ragazzi, cioè qui davvero, no, io mi hanno insegnato che quando entravo a San Siro e giocavo alla nazionale c'erano 80.000 persone, i giocatori che poi io parlavo, ho avuto modo di parlare con Gattuso, con Pancaro, Fiore, che giocavano in quella nazionale, e mi dicevano, cioè era il pubblico, ti faceva volare, ti fa volare. Io mi ricordo gente che andava al San Vito e diceva: Antonio, quando era pieno il San Vito, il pallone sembrava camminava da solo. Adesso stiamo arrivando al paradosso di dire la troppa pressione stasera ha giocato brutti. No, non è la pressione. Abbiamo sentito dire che la squadra che in 10 paradossalmente a volte è stata favorita. No, perché se no io ritorno magari sulle mie montagne, mi isolo e magari mi metto a studiare l'alpinismo, non ci capisco più niente di calcio. Non so voi come la pensate, Massimo. Io la penso estrapolando una delle dichiarazioni che ha rilasciato Caserta in sala stampa stasera. Nel secondo tempo abbiamo dato tutto. E questo è quello che ha detto Caserta. Dopodiché, che cosa devo aggiungere? Cioè, nel momento in cui, allora, intanto Marras ha detto che non l'ha rischiato in previsione di martedì contro il Parma. Quello è. Però dice che nel secondo tempo vedi. Enrico Cordasco ti porta lo scritto. Allora, Caserta, ho preferito non rischiare Marras, ha avuto un problema in fase di rifinitura, abbiamo perso palla in mezzo al campo e dopo il secondo gol abbiamo avuto 10 minuti di sbandamento e nel recuperare è stato difficile. Nella ripresa abbiamo dato tutto, nel secondo tempo la Sampdoria si è chiusa, è stato complicato scardinare gli spazi. Nel secondo tempo, ripeto, non posso rimproverare nulla alla squadra, da domani dobbiamo pensare alla prossima. L'assenza di Marras non ha conferito, poi continua, non ha conferito, praticamente non si riesce poi a leggere la parte finale. Non ha conferito imprevedibilità alla gara. Imprevedibilità alla gara, ecco. Ma queste sono le dichiarazioni di Caserta. Cosa ne pensate? Inizio io?
Vai, vai, Pietro. Secondo me il secondo tempo la squadra non l'ha data tutto, per me. Poi dopo Casetta può dire tutto quello che vuole. Non c'è stata nessuna azione, l'unico che poi dopo è anche stato il gol di Frabotta, è stato l'unico tiro in porta che c'è stato nel secondo tempo. Si è spento Tutino nel secondo tempo, le fasce sono state poco utilizzate, c'è stato qualche cross al centro dalla sinistra di Frabotta. Anche Frabotta ha avuto un momento di defiance nel secondo tempo, nella fase centrale del secondo tempo. E dalla destra, lo ripeto ancora una volta, Canotto è stato quasi non pervenuto. Impalpabile, ecco, non pervenuto. Per cui le fasce sono state... La fascia destra è stata poco utilizzata, a sinistra c'è stato, come dicevo prima, Frabotta che ha crossato, anche se nel secondo tempo ha avuto dei momenti di pausa. Per cui al centro si imbottigliava al centro il gioco, non c'era velocità di circolazione di palla, per cui troppo lenta, facile lettura per quanto riguarda la difesa della Sampdoria. Girardi è stato il migliore in campo della Sampdoria in difesa, Facundo è stato anche prevalente sulla fascia sinistra e quindi destra del Cosenza. Vi ricordate il secondo gol? Non so se avete in mente il secondo gol. Il secondo gol è stato un lancio in cui ha tagliato la fase di pressione del Cosenza. È stato un lancio di Facundo e poi dopo c'è stato quell'errore di Fontanarosa proprio da parli del lancio del scuola cross, calcio. Pietro, parli del lancio del cross? Il lancio, ha lanciato. Poi dopo c'è stato l'altro passaggio, però ha tagliato fuori la pressione a Cosenza con perché Casani ha fatto la differenza a centrocampo, sì, a centrocampo ha fatto la differenza a centrocampo. Io stavo pensando, no, proprio perché c'è Gaetano, Gaetano è stato allenatore di pallavolo, io sono stato anche tifoso della squadra di Gaetano, e Gaetano vi può rispondere, no? Se tu hai un opposto e schiaccia una prima volta e viene murato, la seconda volta viene murato, la terza volta viene murato, Gaetano lo bianco, prende il ragazzo e lo spedisce in panchina. È vero che lo puoi far rientrare, però intanto gli dai la stessa cosa, non è cioè voglio dire, è questo che è il calcio che non capisco in Italia, cioè l'automatismo secondo cui l'11 comunque deve giocare il primo tempo. Può capitare che un giocatore del quale tu riponi delle speranze o della fiducia viene meno e non devi aspettare 45 minuti per cambiarlo. Ora, Canotto o probabilmente non era in serata o probabilmente Pirlo aveva trovato le giuste misure. Voglio dire, alla fine del primo tempo toglielo. Quantomeno cerca qualche cosa. Lo sai che il Cosenza è una squadra che recuperare una rete già è tanta roba, recuperarne due è una montagna, e non aspettare il ventesimo del secondo tempo, perché se tu mi riproponi lo stesso 11 del primo tempo vuol dire che sei contento della prestazione. Io, Massimo, io dico pure un'altra cosa, e la mia risposta è quella che hai dato, alla domanda che ha fatto Antonio. Io penso che tu hai già risposto all'inizio quando hai detto che, e ha risposto lo stesso Antonio alla sua stessa domanda, quando abbiamo detto che questa squadra ha cambiato al 68esimo, quindi il secondo tempo non è 45 più recupero ma è 20 più recupero, quindi il secondo tempo non può essere questo. Il secondo tempo, nel momento in cui il primo tempo va in quel modo là, il secondo tempo, avete ragione, deve cambiare, l'opposto deve uscire, il centrale se non tocca palla a muro e lo devi cambiare, c'è poco da fare, anche perché stiamo ripetendo più volte, sia nella tua trasmissione Antonio, sia io ho avuto
il piacere di partecipare anche a un'altra trasmissione due giorni fa. Devo dire, ma nel momento in cui abbiamo 5 giocatori, cioè veramente, Massimo, è una mezza squadra che tu puoi cambiare. Cioè, quella è la lettura. Veramente l'assetto, puoi cambiare il modulo, puoi cambiare addirittura, che ne so, l'idea della tua squadra, la puoi totalmente cambiare. Però se tu arrivi al secondo tempo e non e per i primi 20 minuti continui in quel modo, nonostante il gol, voglio dire, continui a giocare nello stesso modo, insomma, Gaetano, ti cadono. Adesso io chiedo conforti, perché non vorrei dire delle cose inesatte. Se non sbaglio, due cambi Caserta li ha effettuati sabato scorso a Lecco, quando abbiamo preso l'autorete di Venturi. Ha cambiato quando abbiamo subito il gol. Cioè lui aspetta sempre queste cose. C'è un messaggio, adesso cambiamo un po' perché siamo quasi in dirittura d'arrivo della trasmissione, abbiamo già oltrepassato un'ora, comunque andiamo avanti tranquillamente. Secondo voi il migliore in campo del Cosenza, Francesco D'Astoli dice Gianfi. Io sono d'accordo. Pietro? Voglio dire stabilire anche un migliore in campo e giocare come abbiamo giocato è sempre un po'... Però devo dire, l'ho detto all'inizio, questo ragazzo a me è piaciuto tantissimo, ma dal primo momento che è entrato in campo, devo dire la verità, e oggi mi è piaciuto tantissimo, però era quasi da solo forse a lavorare su quella fascia. Ma io non... Secondo me, ecco, Tuttino i primi 20 minuti ha giocato bene, poi dopo si è perso. Non vedo un giocatore, come dire, che ha giocato bene. Non lo vedo. Mi astengo, posso astenermi. Massimo ti dice che puoi giudicare a sprazzi. Fin quando ha tenuto Tuttino mi è piaciuto molto, non dava punti di riferimento, si spostava sul versante destro, sul versante sinistro. È normale che non poteva tenere per 90 minuti. E il Frabotta, quando è riuscito a scendere, comunque ha inciso, perché voglio dire, quando poi Frabotta ha un bellissimo piede, è un piede che mi piace moltissimo, perché comunque i suoi traversoni sono sempre molto ficcanti. Dopodiché c'è il vuoto, cioè Mikai non lo dobbiamo citare, se no avremmo citato pure Mikai, ma sono sempre gli stessi, sono i soliti noti. Cioè è strano, fatto, è raro che tu gliel'ha fatto il dispettuccio fra Botta a Pirlo, che lo faceva giocare nella Juventus. Sono molto amici, sono. No, ma te ripeto, voglio dire, poi alla fine se vai a ripercorrere anche le giornate precedenti, i nomi sono sempre gli stessi. Cioè ti viene in mente di citare qualche altro giocatore? No, perché non capisco, sia in fase di possesso che non possesso, che cosa succede. Eppure noi abbiamo giocatori, per esempio lo stesso Voca o Vozza, come si suol dire, è scomparso dall'Adal, non c'è più. E il Florenzi ricercato da mezza Serie A non più tardi di 6 mesi fa, che fine ha fatto? Il ragazzo non lo vedo più sereno, io non lo vedo più sorridente. Guardate, ha fatto, oggi ci sono stati un paio di primi piani, non so se era contratto, ma non lo vedo più, non percepisco in lui la serenità, non percepisco in questo ragazzo la voglia. Il Cosenza, poi, per quanto riguarda la famosa Cazzimma, ti ha dimostrato che sono bravi ragazzi. Cioè, anche nella perdita di tempo c'è stato un tentativo, ma eravamo già all'88esimo, che il giocatore si è avvicinato del Cosenza e ha cercato di spostarlo verso il pallo laterale. Per il resto accettiamo passivamente tutto. Cioè, sono proprio bravi ragazzi, dove l'aspetto agonistico probabilmente lo correranno in corso della partita. Ma non certamente per quella che è la carica agonistica inerente al fatto che, voglio dire, guarda Massimo, guardati, il mondo. Questo è l'allenamento a porta aperta di questa settimana. Guardati il gol di Florenzi, guarda che gol che fa, prende palla, guarda la porta,
Ecco qua, guarda che gol, questo è il Florenzi che ci ricordavamo. Non mi sorprende, ma non mi sorprende, voglio dire, non lo so, non mi va poi di aggiungere altre cose, perché poi si può passare per troppo critico, perché dopo una sconfitta trovi campo libero, ma non è così. Io anche in seguito alle vittorie, se ti ricordi Antonio, avevo sempre manifestato un certo dubbio su sotto l'aspetto tecnico, delle perplessità come questo telespettatore che si firma alla Calabria rossoblu. A voi signori chiedo, una squadra come il Cosenza con un qualsiasi allenatore sarebbe sotto la 12ª posizione? Il Cosenza vince per i singoli, non per come l'allenatore prepara le partite o vada ad incidere. Caserta sul piano tattico e motivazionale è imbarazzante. Fortuna nostra, il caso Juve Stabia 2020, ce ne ricordiamo qualcosa. Questo è un messaggio proprio che, e poi c'è, ovviamente noi mandiamo in onda anche i messaggi anche di coloro che ci seguono, nonostante magari tifino per un'altra squadra. Oggi vi ha impallinato la Samp, il 3 marzo sarete impallinati da Pietro. Vabbè, la partita si gioca il 4 marzo, poi bisognerà vedere se Iemmello ci sarà a Cosenza, non lo so, perché vedremo quando sarà a San Vito. Poi dico solo a questo telespettatore che oggi ce n'erano 15.000 col Catanzaro, credo ci sarà il sold out, perché aprirà tutta la tribuna, quella che stanno ristrutturando, per cui ci saranno 20.000 spettatori. Poi se viene e segna, ovviamente sarà bravo, sempre che ci sia. Sai qual è la cosa positiva, Antonio? Che grazie al cielo, al contrario dell'andata, dove l'attesa del derby durò 15 giorni, e questa volta durerà solamente 5 giorni, 4 giorni. Da qui a una settimana. Perché l'attesa sarebbe stata snervante, mentre 4 giorni, 5 giorni è un tempo che non ti consente di aggiungo un'altra cosa, ha ragione Gaetano quando dice ci sono partite che non li devi preparare sotto l'aspetto agonistico, non la devi preparare, la sai, la percepisci, devi semplicemente, al massimo l'allenatore deve rallentare l'eventuale irruenza, ma questo, secondo me, questo dato noi non ce l'abbiamo al momento a livello mentale, non siamo nelle condizioni, non è una squadra, non ravvedo in questa squadra una squadra, hai capito, che è proprio escluso il tutino, che già, se avete notato, penso che Gaetano l'avrà notato, dopo il secondo minuto che abbiamo ottenuto il primo calcio d'angolo, già tutino incitava alla curva. Cioè, sì. Hai capito? Era in partita, era dentro, era sul pezzo, hai capito qual è il discorso? E questi, guarda, che sono particolari, che veramente fanno la differenza. Tutino è questo, Tutino è un moto perpetuo, ma è un moto perpetuo che non è, non va considerato come parte tecnica, è un moto perpetuo come collegamento fra lui, la squadra, l'allenatore e il pubblico. Cioè lui vuole stare sempre al centro, e giustamente è uno che dà la possibilità anche agli altri di dare un esempio in modo assolutamente positivo. Questa è una cosa molto molto importante di questo atleta, e purtroppo ce ne stanno pochi. Ho visto al secondo tempo Gianvi che a un certo punto verso il calcio d'angolo ha cercato di dare un segnale alla curva, che comunque ha partecipato tantissimo nonostante tutto, insomma la squadra non era nelle condizioni di essere diciamo sostenuta con una certa facilità, no, perché abbiamo perso tanti di quei palloni, e allora poi la gente insomma cercava, è stata anche per molto tempo in silenzio, però anche Giampi sulla curva ha cercato di dare una scossa, però insomma voglio dire Tutino è uno che è nella partita ancora negli spogliatoi, ancora lui prima di partire già nella partita. E cosa gli vuoi dire? 12 gol, 12 gol, 8 pali, da quando siamo in Serie B sono due giocatori che hanno vestito la maglia del Cosenza fino adesso ad essere arrivati in doppia cifra. Lui il primo anno di Serie B è Rivière, e quest'anno di nuovo lui. Cioè Tutino assolutamente a Cosenza credo stia dando
non il massimo, stia dando di più. È chiaro che poi quando tu nel secondo tempo una squadra davvero oggi poca roba, poi il sussulto, il gol, la riapri, la puoi anche pareggiare, però quando tu devi rimontare una partita e ti presenti al fischio d'inizio del secondo tempo, lo ribadiamo, forse da un'ora e dieci siamo qui che parliamo con gli stessi 11, allora vuol dire che questo dobbiamo prenderci, questo ripeto io, siamo insomma, stasera non assolviamo l'allenatore. Stasera l'allenatore non può essere assolto. No, no, assolutamente, assolutamente, ma non è per dare, vedi Gaetano, a volte si cercano sempre capri espiatori, no, non è sempre una volta diamo la colpa a uno, una volta diamo la colpa all'arbitro, una volta diamo. Il problema è che chiunque sta seguendo questo campionato, cioè siamo alla 26esima giornata di campionato, ne mancano 13, non è che ne mancano 25, ancora magari ci si sente dire dobbiamo lavorare, dobbiamo fare, allora diventa davvero stucchevole. Veramente, allora ci prendiamo quello che viene, giustamente bisogna già pensare da domani a Parma, e poi penseremo al derby, poi penseremo al Cittadella, insomma sperando che arrivi, no. poi c'è Pasqua, poi andiamo al mare a maggio, io spero sempre, lo saluto, poi spero di averlo in collegamento magari mercoledì prossimo, perché si gioca il derby anche con Molecco, Mario Molteni, che stasera era molto deluso, mi ha scritto un messaggio stasera, Cosenza confusionario, ecco, questo la sintesi di Mario Molteni, che saluto a Como. Ecco, noi siamo addirittura d'arrivo, davvero. Abbiamo analizzato, intanto comunque c'è stata questa bella festa, abbiamo rivisto il Marulla, San Vito Marulla di nuovo pieno, finalmente non si vedeva la scritta Cosenza 1914 dalla parte opposta nelle inquadrature televisive, questo è un gran bene quando gioca il Cosenza, poi quando lo stadio è vuoto è sempre bello vedere anche quella scritta, per cui complimenti anche per i lavori, perché dobbiamo fare sempre anche dobbiamo citare anche queste cose, ce la stanno mettendo tutta, perché davvero speriamo di rivedere i 20.000 nel derby, i 20.000 al San Vito Marulla, sicuramente. Io ringrazio Pietro Diodati da Lecco. Ciao, ovviamente. Buonasera a tutti. L'assessore si è ripreso, sì? Sì. Grazie, grazie Pietro, ovviamente una cordiale buonanotte. Saluto, a te, grazie ovviamente sempre per la disponibilità. Gaetano e Massimo. E ancora ciao, per Pietro, la gentilissima ciao. Ospitalità di sabato scorso, giornata molto bella. Grazie Pietro, buonanotte. Buonanotte. Grazie, e allora andiamo a salutare anche Massimo Mitidieri. Massimo, c'è da aggiungere qualcosa? No. Ci concentriamo no. Già sul culatello, sulla spalla cotta, il prosciutto, insomma, e il parmigiano reggiano, perché martedì si torna in Emilia. Sì, dopo, ma guarda dopo che non c'è la finale di MasterChef martedì, c'è una partita Cosenza Parma. Allora, hai confuso MasterChef con la partita, cioè, ma vedi, bisogna dare anche un tocco di arte culinaria, un tocco gastronomico, invece di dire l'11 del Cosenza hai cominciato a dire il culatello, il parmigiano reggiano, in porta il San Daniele, cioè, voglio dire, gli agnolotti. Un abbraccio forte Gaetano, è sempre un piacere stare con te. Grazie Massimo, gentilissimo. Ciao, grazie. Buonanotte. Massimo, grazie. Ciao. E allora, Antonio, e se martedì sera facessimo il colpaccio? Beh, io no, non mi meraviglierei, perché negli ultimi 2 anni, quando tutti ci danno sempre per spacciati, noi riusciamo forse ad esprimerci meglio, forse come dicevamo all'inizio della trasmissione, tutto questo trambusto, tutti questi festeggiamenti, venivamo da 5 risultati utili consecutivi dopo la sconfitta nella prima giornata di campionato, abbiamo ottenuto dei bei risultati, perché è vero che quando si perde c'è sempre tristezza, malinconia,
è un po' forse, tra virgolette, uso io la parola depressione, no? Però non dimentichiamoci che dopo la sconfitta di Cremona abbiamo ottenuto una bella vittoria col Venezia, siamo andati a vincere su un campo difficile come Bolzano, abbiamo sfiorato la vittoria col Pisa, quel pareggio, insomma, poi anche il pareggio di Modena. Sto ricordando la vittoria a Frosinone. Me la ricordo bene. Me la ricordo bene. Poi, insomma, Frosinone era primo in classifica. Era primo in classifica. Frosinone, se quella partita andava per loro come doveva andare, avevano un piede e mezzo già in Serie A. Ma noi, quella cosa che mi ricordo benissimo, è che non siamo andati a Frosinone a prenderci la vittoria. Sì, il gol in pieno recupero di Brescianini. Avevamo fatto un gran gol anche con Nasti, che era in leggera posizione di fuorigioco, e abbiamo giocato una grandissima partita perché l'attacco del Frosinone non era riuscito a creare nessuna difficoltà al nostro portiere. Abbiamo giocato una grande prestazione, tant'è che tutti i presenti allo stadio Benito Stirpe hanno detto a fine partita che il Cosenza aveva meritato quella vittoria. Parlo... È un ottimo auspicio il nostro. Ma speriamo, speriamo, Gaetano, tutte le partite vanno giocate, ogni partita ha una storia. Io ti ringrazio perché ci hai dato il tuo parere, chiaramente l'hai vissuta direttamente dallo stadio, bellissima atmosfera, perché comunque a San Vito quando ci sono questi numeri, poi peccato solo... Era, veramente, credimi, era tutto bello. Con il tappeto, se tu noti il verde del tappeto, era veramente qualcosa di straordinario. Quindi, per dire, stasera era veramente tutto bello, tutto bello. Purtroppo non è riuscita poi la cosa più importante, no? Non siamo riusciti a vincere, no, però. Non siamo riusciti a far uscire la ciambella col buco, insomma, dai. Io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità e la tua gentilezza. Grazie mille. La più cordiale buonanotte a Gaetano Lobianco. Bene, ci lasciamo. Abbiamo fatto 1 ora e 18 minuti di trasmissione. Ricordo che la replica di questa trasmissione del post partita tra Cosenza e Sampdoria va in onda la domenica sera su Mediasud alle 22:30, Mediasud visibile sul digitale terrestre in Sicilia sul canale 211, gran parte della Calabria sul 116, in Basilicata sul 95, ma chi possiede uno smart TV in tutta Italia, isole comprese, canale 133 con lo smart TV, ovviamente con l'on demand, trovate Mediasud e ci potete vedere da qualsiasi parte della penisola. Oppure scaricate le app di Mediasud e Italia Cable su Google Play e con ogni dispositivo da qualsiasi parte del globo terrestre ci potete seguire. A proposito, saluto tutti quelli che ci seguono dall'estero, anche dal Canada, dagli Stati Uniti, dal New Jersey, che ci scrivono in tanti, per cui li salutiamo tutti. Ovviamente io ringrazio Giuseppe Rampazzo per la grafica, Andrea Doriani che come al solito magnificamente ha fatto il coordinamento tecnico, Lorenzo Franchini dalla sua cabina di regia generale qui a Padova, ma vale la pena, è sempre un dovere ringraziare tutti i tecnici della messa in onda a Luzzi, sede di Italia Cable e Mediasud, e il loro editore Enzo Franco Calabrese per la sua gentilezza e la sua cortesia. Da parte di Antonio Palopoli, se lo vorrete, ci ritroveremo martedì sera alle 20 dallo stadio Tardini di Parma per il prepartita di Parma-Cosenza. Poi, appena si chiuderà il confronto, ci sarà il post partita. 1 ora dopo, più o meno, appena avremo sentito i due tecnici di Parma
e Cosenza, ci sarà il full time per raccontarvi di come è andata questa trasferta di Parma per il Cosenza. Per il momento vi ringrazio di vero cuore, siete stati tantissimi anche stasera a seguirci, purtroppo il risultato non è stato adeguato alla grande festa per i 110 anni del Cosenza Calcio. Cosenza è stato battuto dalla Sampdoria per 2-1, il cammino continua verso la salvezza, il Cosenza è ancora a 32 punti in classifica, al di sopra della soglia dei play-out, e questo per quanto mi riguarda è la cosa più importante. A tutti quanti voi ancora grazie per la cortese attenzione, la più cordiale buonanotte da parte di Antonio Palopoli. Il motto è sempre lo stesso: il lupo non muore mai.